Lascia, sto provando a scalare con MK Wall Breaker, ma è dura tanti HC. E non mi dico così perché avete letto il titolo, no? Vorrei provare un nuovo mazzo con MK Wall Breaker. Come la vedete la situa? Vorrei provare un nuovo mazzo con MK Wall Breaker. E lo proverò. Lo proverò. Ma in realtà io lo provo per una ragione. Perché ho visto uno, che è sempre il solito, Egg, ormai magari lo conoscete anche voi, che è uno praticamente il più alto al mondo per MK, è ormai da diverse stagioni, quindi non a caso, però è in top 10 al momento con MK Wallbreaker, con un nuovo deck di MK Wallbreaker, quindi io chiaramente lo prenderò da lui, e l'ho già preso da lui. Infatti andiamo a vedere, andiamo a vedere, andiamo a vedere. Allora, eccoci qua. Ragazzi, vedi, ce l'avevo già davanti il mazzo, eh. Questo qui, 3.4. Come vedete, MK Wallbreaker, c'è tutto. C'è il miner, c'è la zap, non le cose strane che girano adesso senza miner, con la bandit, senza zap, solo con le frecce. No, 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 no. Non me lo snaturate MK Wallbreaker. Perché con la pirotecnica, più snaturato di così. No, vabbè, dai, alla fine la pirotecnica va al posto della regina, del moschettiere, del cacciatore. Ha subito modifiche nel corso del tempo MK Wallbreaker e chissà che... Inizialmente girava il moschettiere, poi il cacciatore, poi la regina. Chissà che adesso non subentri l'arciere pirotecnica. Poi, chiaro, nel senso, gira ancora sia con moschettiere sia con regina. E col cacciatore che è praticamente sparito. Quello che volevo dire anche a voi, ragazzi, l'ho visto da Egg il deck. L'ho visto da Egg e utilizza questo mazzo. Poi, vabbè, nel profilo lo sapete che può esserci così perché l'ha utilizzato giusto per una partita o magari in un'altra modalità. No, però ho controllato, l'ha utilizzato. L'ha utilizzato il ladder. Comunque lo proviamo, eh. Dai, ragazzi, così veloce e indolore. Siamo in top 300. Vediamo che ci racconta sto mazzo. Ragazzi, volevo dirvi che in questo periodo usciranno tanti nuovi video di questo finale di stagione e non solo. Mi raccomando, fatemi vedere il vostro supporto. Lasciate un bel like e un commento sotto a questo video. E in più, per non perdervi niente, ricordatevi Instagram, tutti i link in descrizione. Adesso vi lascio al video. Buona visione. 2 hours later. Incredibile. Ah, mi sa GG. Non gli posso far danni col miner, raga, è letteralmente impossibile. Non gli posso far danni col miner, raga. Comunque le ho perse tutte così, eh. Non gli posso far danni col miner. Non ho frecce, non tolgo i goblin, non tolgo gli arcieri, non tolgo niente. Non posso far più di così. No, raga, il deck è questo che volevo provare. Cioè, sto facendo le considerazioni. Ma ripeto, cioè... Ho vinto partite che non mi sarei mai aspettato di poterle vincere, cioè... lo stesso deck di prima, mi sa. No, quello di prima non c'aveva il mortaio, che cazzo dico. No, non mi dica che è quello... No, è impossibile. L'avevo beccato una sola volta, questo è impossibile. Questa orda di sigheri, le scheletro free... No, è impossibile sto matchup. Letteralmente impossibile. Cioè non deve neanche difendere. Non deve neanche difenderlo. Prince Pipistrelli, il re scheletro, gli ha fatto full counter senza fare nient'altro.
No, questo matchup è veramente impossibile. Stava per rittare, raga. Madò, se avessi hittato quella pirotecnica. Devi fare molti più danni. Per vincere un matchup simile, l'unico modo è veramente andare in stravantaggio in per uno. Ma più in vantaggio di così. Ancora più in vantaggio di così. Brutta pilota. Ma tanto c'hai le frecce. Mi serviva per si a sinistra, ma tanto l'avrebbe comunque tolta. Quanto cazzo, quante vite ha dato quella? No, raga. Cioè, me la sto giocando, questa è la cosa che non ha alcun senso. Belle frecce. Oh, scappa. No, sì. Vabbè, quella moricchia. Ma doveva essere pericoloso per tutta la partita con gli sgherri, Joe. Golem. Oddio, no, raga, questo c'ha potrebbe anche gi sta girando e girando fra virgolette. No, brutta zap. Brutta zap. Dicevo, questo andrà col gigante dal fondo, guarda. Non golem, gigante. Spero che non me lo predicti, mini pecca. Porco di... Certo che sti danni della gang. Non devo prendere tre corone. Ecco, diventiamo... se non prendo tre corone. Ok, dovrebbero essere perfetti.
No, non erano perfetti, fanculo. Sì, esatto, a gigante, raga, quel mazzo. Sì, va sopra un botto adesso, è chiaro. Il problema è che c'hai frecce per la pirotecnica. Io comunque devo fargliela e devo fargliela fare, è un 3x3. E adesso carica anche il mini pack. No, no, raga, mi sa che prendo tre corone, è questo il discorso. C'ha furia poi anche. Raga. No. Fosse entrato. No, raga. Quanto era andato sopra? Io non potevo evitarlo, eh. Dai, che se muore tutto lì. Ok. 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 Calma. Che ha floppato le frecce. Ormai quello lo lasciamo lì, raga. Che cazzo fa il mini pack? Oh! Ma ci stava il Prince! Vai a fare in culo, puttana! Raga, perché la pirotecnica è tutta buggata? Mamma mia, questo c'ha tre spelle e questa è la cosa assurda che rende veramente difficile la partita, è che ha tre spelle. Ok, che ha esagerato a fare quel mini pack, raga. Ha esagerato a fare il mini pack per difendere il Mayer. Lanciere, io apprezzo quella hit. Devo difendere quel Prince, gli faccio anche gli spaccamuro di là. Appena fa freccia un Alizir per Yamir. Intanto gli arriva anche. Devo zappare quella. Ho esagerato con quella gank. Madonna raga, è incredibile, oh. Let's go, raga, let's go! Let's go! Mamma mia, raga, sto mazzo lo sta utilizzando uno che è altissimo, tipo, eh. Non è questo, non credo che sia questo. 800 medaglie la scorsa season. Ora, cioè, questo 6800 di vecchio record, raga, adesso sta in top 300, 200, top 200, cioè, ma cosa vuol dire? Raga, provatelo sto mazzo perché non lo sta utilizzando solo questo che sulla carta sembra un player scarsissimo ed essere in top 200. Mi sembra strano, comunque che con quel livello che dimostra sul profilo adesso sia in top 200, eh. Però comunque adesso è in top 200. Provatelo. E non è l'unico che sta così alto con questo deck, non so da dove sia scappato fuori. E era difficile la partita, raga, era difficilissima. C'aveva tre cazzo di spelle. Fra cui le frecce. Quanto stiamo qua, raga? Questo l'ho beccato prima, raga, che cazzo usava? Ah, ci avrò perso per tipo 10 HP con questo, immagino. Visto che ogni volta che ho beccato Drill ho perso per 100 HP veramente. È imbarazzante, raga, sto cavaliere d'oro di merda. È più imbarazzante sto cavaliere d'oro di merda. Porco. Guarda quanti danni ho preso! Fucking ridiculous. E non bastano questi danni che gli ho reso adesso, raga. Non è se di più. Siamo lì lì.
No, qua non è scammata perché lui ha aspettato. Io il money gliel'ho messo. Se avesse fatto la dash subito andava sul miner. Però ha aspettato che si avvicinasse la gang. E il cavaliere d'oro ha fatto il suo. Questo è successo. Bello quel lanciere, so danni, eh. Buono. Buono. Ok. Non so se fare Prince MK al ponte, qua era un vantaggio però. Ok, vai! Ok, peccato per il miner che non serviva, ma... Raga, per sta sicuri su sta carta di merda. Guarda, meglio trade Elisir così piuttosto che un rischio. Oddio, qua si sta complicando veramente un botto, eh. Oh! Oh, raga, che mani hai riumesso? E vi dico la verità, non era per mandare il cavaliere d'oro dietro. Anche se effettivamente era, sarebbe dovuto essere per quello. Minchia, fin qua. Prima che tirasse fuori il boia, la partita era anche... Sembrava fattibile. Poi ha tirato fuori il boia. Ha vinto. Ragazzi, non c'è... Cioè, è questa la storia, capite? E io ho messo la zap di Cristo, eh. Adesso c'è un altro boia. No, ragazzi, è impossibile. No, questo matchup è bruttissimo. Col cazzo di boia e il cavaliere d'oro. Non posso fare la gang. Guardalo, guardalo. Non ci credo, raga. Vamos! Let's go, baby. Top 150. Quinto in Italia. Dai, prendiamoci sta cazzo dei top 3, raga. Sì, è vero, il biondo non è entrato alla fine, eh. È vero, è vero. Prima però, porco, questo... La partita di prima contro questo l'avevo persa nello stesso modo perché aveva scammato il biondo alla fine. A sto giro invece doveva entrare e non è entrato. Non si capisce veramente quello che fa, cioè non si capisce. Baci, perché non fai coaching? Ma non faccio coaching perché onestamente mi sentirei troppe responsabilità. No, allora, in primis, detta male perché non ne ho bisogno. In secundis, perché mi sentirei... Troppe responsabilità, avrei troppe responsabilità perché se poi magari quello che coccio non rende, non migliora, mi dispiacerebbe. Comunque il coaching chiaramente sarebbe a pagamento e quindi mi dispiacerebbe per questo. No, Arco X, raga. È tosto Arco X, senza frecce. Sì, Arco X.
Al cavaliere. L'avessi fatto da dietro, regà, me lo difendeva sta MK, quindi per me ho fatto benissimo a farglielo direttamente così e gli ho buttato giù l'arco perché non poteva difendere, gli spaccamuro. E comunque anche l'MK immediato al ponte non se l'aspettava, tant'è che ha messo il cavaliere male e il jump l'ha preso sull'arco. Bella quella pirotecnica, raga. Bella bella quella pirotecnica. Buona. No, prendimi il Prince. Ma tronco non va. No, basta, devo fare. Ok. Beh, è stato un buon per uno. Peccato perché sto arco X di adesso l'avevo difeso anche benissimo con quella pirotecnica. Come fa sta giocata? Che potrebbe sembrare un po' criminale. Danni ne abbiamo fatti, raga. Il problema è difendere adesso. Ben difeso. Il problema è che ce n'ha già un altro. Esatto. Buono, raga. Buono, buono, buono. Non so come, ma stiamo reggendo. E il vantaggio ce l'abbiamo, eh. Il vantaggio di danno ce lo abbiamo. Nice. Altra hit da pirotecnica. Ok, però adesso il suo prossimo arco potrebbe veramente essere un problema. Lo fa dall'altra lane. No. Ok. Abbiamo difeso anche questo. Cazzo l'ha messo sto arco X, porca troia. Comunque glielo devo togliere, raga, non posso lasciarlo lì, eh. Ok. Miner per gli arcieri. Perfetto. No, mi ha preso la Piro. Mai pur Piro. Mai pur Piro. Let's fucking go, baby! Questa va pure più medaglie di noi, raga. Cioè, questo non l'ho fatto giocare. Cioè, ho fatto sembrare che io fossi HC, ma col cazzo che ero HC. Non l'ho fatto giocare, raga, cioè non ha fatto un danno. 127esimo. Ah, ma sono già terzo in Italia. Sono già terzo in Italia, raga. Se ne vinco un'altra vado secondo. E la provo perché è la partita per le 2-7. Quindi I have to try it, per forza. Questo mazzo che probabilmente non lo utilizzerò mai più. Quindi concludere sta scalata a 2-7 sarebbe una bella cosa. Siamo a 4 vittorie di fila con 3 matchup. Con tutti e quattro i matchup brutti, tre bruttissimi. No, Titan Pro. No, 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 gigante cimitero, raga. C'ha le frecce, c'ha la Zap, c'ha la Orda di Scheletri, c'ha il Dark Prince. No, tesa, tesissima, tesissima. Con gli sgherri al posto, mio Dio.
Cazzo, gli sgherri hanno fatto un lavoro che non riesco a... Guardate qua, raga. E sta giocata secondo me non era male. Eravamo andati sopra. Gli sgherri hanno pulito letteralmente tutto, 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 tutto. Ci hanno messo 40 ore a morire. E in più non mi aveva neanche preso il lanciere quella snowball. Devo provare la sta giocata, è andato sopra di Elisir, ma... Ah, non ha ruota di scheletri, raga. Deve fare anche il Dark Prince, no? O Snowball. Dark Prince. Comunque a gigante cimitero, eh? Quello sì. Vediamo se fa Snowball, facciamo Wallbreaker. Ok. E gli sgherri sono molto peggio dei pipistrelli. Perché i pipistrelli potevano morire dalla zappa. Sgherri no. Posso buttare giù solo con la pirotecnica e lui c'ha i frecci. That's the problem. Cazzo, sembrava avesse failato, raga. Sembrava quasi che avesse failato. Qua non prendiamo danni né niente, ma il problema è che non ho neanche fatto danni nel per uno. E questo matchup è complicatissimo se non fai danni nel per uno. Fa un po' laghi. Lì abbiamo perso la torre. Sì. Non so neanche se riesco a fargliela. Sì, la torre gliela faccio. Che con i goblin potrà difendere, secondo me, lui, eh. Oh, in Tower Trade non so, magari abbiamo più chance, eh. Non è manco così male, forse, la Tower Trade. Non lo so. Sì, ma gli sgherri sono assurdi, raga! Sono qualcosa di diverso, gli sgherri. Adesso mi sa che è il momento di Gigante Cimitero a The Bridge, al corner. Maybe. No. Non era ancora il momento. Qua mi immaginavo gli sgherri. Oh, that's gonna be really hard. Cazzo. Però la pirotecnica quando fa così mi fa veramente tiltare, raga. Buono. Quanti danni sta facendo il gigante sulla centrale, raga? Fuck, manca ancora troppo tempo. Sì, ma come ha fatto a difendere questa facilità, raga? No, aspetta, che forse non ha difeso così facilmente. Quanto cazzo manca a fine partita? Oh. Fanculo. 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 Vamos! Ma che partite, ragazzi, oggi! Ma che partite! GG, raga. GG. Oh my god. Top 100. Top 100, raga. Oh yeah. GG. Top 100 mondial e top 2 Italy.
con este deck. Perché vado a vedere il profilo. È qua. Raga. Unexpected. Oggi volevo solo giusto fare sta prova. Ma il fatto è che mi ha giocato di Cristo, raga. È questo, è questo. Sto vedendo un po' quali sono state le partite migliori per un eventuale video YouTube. Il fatto è che ci sono botti di partite clamorose, raga. Ci sono botti di partite clamorose, mamma mia. Sono uscite delle partite assurde che non mi aspettavo, visto il mazzo. Sì, sulla carta, raga, abbiamo preso dei matchup pessimi. Però se lo sai giocare, worka. Se lo sai giocare, può rendere, mettiamola così. Sicuramente qui c'è un video YouTube.